Beh, intanto hai ragione tu a ricordare che il primo criminale è quello che ha fatto questa legge, che si chiama Di Maio, un personaggio indegno di fare il parlamentare, pagato 20.000 euro al mese, che vuole tagliare i parlamentari per pura retorica, e quindi partiamo da lì. Poi occorre quel marchio, ha ragione Tauro, alcuni non sono cittadini come gli altri, sono criminali contro lo Stato, non sono più cittadini, sono extracomunitari, devono essere cacciati a pedate in culo, perché non sono cittadini, i primi perché hanno combattuto lo Stato come nemico, e sono le Brigate Rosse e i nemici dello Stato, e gli altri perché hanno ucciso come Brusca, non è un cittadino come me e neanche come te. Il diritto, per me che sono un garantista, si merita con la dignità di cittadino, non con la indegnità di assassino, di criminale, di mafioso. Un mafioso non è un cittadino come gli altri, non lo è. È un mafioso, punto. È di un altro Stato, lo Stato della mafia, l'antistato, e lo sai benissimo, te lo insegna Borsellino, Falcone. La mafia non è lo Stato, e il mafioso non è un cittadino, e Brusca non è un cittadino, deve stare in carcere, punto. I suoi diritti sono diversi. Ne parliamo fuori. Tra poco. Se voglio non lo capisci, rimanere... sei un colluso anche tu. Fermi, io voglio...